Centrale, terzino, in passato mediano. Quale ruolo senti più tuo? Ma sinceramente il ruolo che sento più mio è il difensore centrale, perché è quello che sto facendo sempre negli ultimi anni. Ho fatto anche terzino quando c'era la necessità, è chiaro, dovevi mettermi in star gioco, preferisco il difensore centrale. In passato ho fatto anche mediano nelle giovanili e devo dire anche che quando sono stato spostato il difensore centrale all'inizio non ero molto contento, invece col senno di poi è andata bene. In Serie B, oltre alla qualità, fanno la differenza equilibrio e continuità. Di te si dice che sei un giocatore che cura l'aspetto mentale, che lavori molto sulla concentrazione. È così? Sì, Serie B, soprattutto in Serie B, ma diciamo in tutte le partite, Serie A, come l'anno scorso, Serie B e Serie C che l'ho fatta, sarebbe soprattutto concentrazione, soprattutto in difesa nel mio ruolo. Sono uno che cura molto l'aspetto mentale, sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose vanno male, cerco di tenere un equilibrio mentale. Titolarità, continuità e anche soddisfazioni personali. Una rivincita? No, più che una rivincita credo sia un premio al mio impegno e ai miei sacrifici fatti da me e dalla mia famiglia, tutto il percorso delle giovanili, però credo che ci sia ancora tanto da fare. Non mi sento arrivato assolutamente. Da fuori non c'era la sensazione che il Brescia volesse puntare su di te, invece l'anno scorso hai giocato in Serie A e quest'anno sei praticamente titolare. Sei stato bravo a cogliere e sfruttare le opportunità? E quando hai sentito e hai avuto insomma la percezione su di te che qualcosa stava cambiando? Ma non c'è stato un momento preciso e sinceramente non mi sento un titolare. So che ci sono molti compagni forti, sono tutti forti, so che da un momento all'altro posso giocare e posso stare in panchina. Quindi io cerco allenamento dopo allenamento di mettere in difficoltà il mister, che so appunto che ci sono compagni che possono giocare benissimo. Ci racconti brevemente la tua storia? Com'è e perché insomma arrivi al Brescia da bambino e da tifoso qual è stato il primo Brescia che ricordi bene e al quale sei più affezionato? Forse quello della promozione in Serie A nel 2010? Al Brescia sono arrivato all'età di 10 anni, dopo delle offerte che mi erano arrivate dall'Inter e devo dire anche dall'Atalanta che ho scoperto dopo, però la mia prima scelta è sempre stata il Brescia e quindi diciamo che è andata bene, sono stato molto contento di questa scelta. Il Brescia che ricordo di più è diciamo il Brescia di Baggio, perché mio papà mi portava a Del Busco dove si allenava con Mazzone anche al Touring e andavo lì a vedere sempre gli allenamenti e la prima immagine è sempre stata quella di Baggio. Hai dei passatempi particolari oltre al calcio? Hai un rito prima di ogni partita? Dei passatempi, diciamo che mi piace stare con la mia ragazza, uscire con gli amici, guardare serie TV, niente di speciale. Dei riti, diciamo di no, ho qualche mio segnale, diciamo, per mettere a posto la mente, però non sono troppo scaramantico. Che rapporto hai con i tuoi compagni di reparto, Chancellor, Papetti e Cistana? Con Andrea formate una coppia di centrali giovanissima e Lopez da ex centrale, che consigli ti dà? No, con quei ragazzi mi trovo benissimo perché sono tutti ragazzi, bravi ragazzi, ci consigliamo, ci sproniamo sia in campo che fuori, ridiamo, scherziamo, quindi il rapporto è bellissimo. Col mister sì, l'ex difensore ci dà un sacco di consigli sulla postura del corpo, ci insegna qualche trucchetto del mestiere, diciamo. E l'ultima di Fabrizio Zanolini, Brescia in gol. La situazione sanitaria e il momento generale di incertezza incide sulla vostra concentrazione? No, sulla nostra concentrazione no, il nostro lavoro da fare è quello, diciamo che incide di più sul lavoro da fare fuori dal campo, facciamo sacrifici come sta facendo tutta la popolazione, però il nostro lavoro rimane sempre quello, dobbiamo fare una comunque attenzione fuori, però la nostra concentrazione rimane uguale.